Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, una domenica calcistica davvero molto intensa che si è chiusa qualche istante fa per i colori abruzzesi con il successo, il quarto consecutivo del Teramo contro il Bisceglie per 1-0, basta la rete di Carlo Ilari a regalare altri 3 punti alla formazione di Bruno Tedino che sale a quota 21 punti in classifica. Parleremo di questo nella prima parte, come di consueto siamo già in collegamento, tra poco vedrete la sala stampa, la mix zone dello stadio di Teramo, dove tra poco vedremo e ascolteremo Ania Cantagalli in compagnia dei suoi ospiti. Siamo curiosi di sapere le impressioni di Bruno Tedino, anche di Sandro Pocheschi per parte Bisceglie, ma in Serie D resta ancora una giornata davvero emozionante con il Notaresco che vince all'ultimo respiro, fa 9 vittorie consecutive, resta agganciato alla Recanatese e continua una marcia davvero davvero. Nel derby finisce 1-1 tra Pineto e Vastese, sconfitte per il Giulianova e l'Avezzano, pareggia, ma un pareggio che sa quasi un po' di sconfitta per il Chieti, che era in vantaggio 2-0 con la San Giustese a Civitanova Marche e si fa raggiungere proprio sul punteggio di parità. Innanzitutto saluto Andrea Costantini che è in redazione. Ciao, ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao a tutti. Io sono per il momento da solo perché tra poco avremo con noi, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, Gianluca Colavitto, allenatore del Matelica, che insomma per chi frequenta un po' le autostrade in questi ultimi giorni sa quanti guai possono regalare, quanti ritardi altrettanto regalano. Ma saluto dalla mix zone dello stadio Gaetano Bonolis, le do la buona serata ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a voi, buonasera a te. Innanzitutto un primo rapidissimo commento alla gara, vediamo un po' la tua capigliatura un po' così, c'è stata qualche emozione di troppo, no? C'è stata qualche sofferenza di troppo, no? No, la capigliatura era già scelta prima della gara, quindi okay. Adesso spero che sia rimasta tale, ecco, magari non so se sia stata influenzata dalla partita. Un po', sembra un po' centrifugata. No, è stata una gara... Sì, era voluta, ecco, però okay. Se continui chiedo con questi meglio, complimenti, non so come risponderti, ecco. Chiedo meglio, pensavo che fossero le sofferenze. No, è stata una gara diversa. Finale, ma in realtà non ci sono state. Ma sofferenze vere e proprie no, l'unica occasione che ha avuto il Bisceglie è stato molto bravo Tomei, distinto a deviare un pallone colpito di testa da Piccini dagli sviluppi di un calcio d'angolo, forse l'unica vera parata, anzi forse senza forse l'unica vera parata da parte di Tomei. Per il resto un Teramo diverso rispetto alle ultime uscite casalinghe, magari meno brillante per quanto riguarda la manovra, però poi con la qualità dei singoli il Teramo l'ha riuscita, è riuscito a risolvere anche questa partita con un bel gol di Ilari con un rasoterra di Mancino di prima intenzione, raccogliendo un altro bel cross, un altro bel movimento da parte di Magnaghi, che questa volta però si è vestito da uomo assist invece di mettersi in proprio e tentare lui in prima persona di calciare verso la porta. Sembra davvero l'uomo in più Carlo Ilari, tra poco torniamo da te, fammi dare i risultati perché si sono chiuse le altre partite delle 17:30 in Lega Pro, allora le vediamo con l'ausilio della grafica. Eccole qua, Catanzaro-Avellino che era stato l'anticipo 3-1, Bari-Vibonese 2-2, Paganese-Catania rinviata perché davvero un nubifragio, era impossibile giocare la gara tra i campani e gli etnei. Rende-Monopoli 1-2, Rieti-Virtus-Francavilla 1-1, Sicula-Leonzio-Cavese 3-1, Ternana-Picerno 2-1. Le partite del pomeriggio delle 17:30, non del pomeriggio, delle 17:30 perché anche le altre hanno giocato di pomeriggio, 2-2. Tra Casertana e Viterbese, poi una regina clamorosa che vince 3-0 a Potenza, davvero la prima forza del campionato, ma con un'autorità allucinante questa squadra, 0-3, poi Teramo Bisceglie come detto 1-0, vediamo la classifica dopo 13 giornate di campionato, ricordandomi che il Teramo in settimana giocherà la Coppa Italia contro la Viterbese a Viterbo. 31 punti per la Regina, 26 per la Ternana, 25 per il Monopoli, 24 per il Potenza che dal successo con il Teramo in poi praticamente si è quasi fermata. 23 punti per il Bari, 21 per Teramo e Viterbese,
20 per il Catanzaro, 18 per la Casertana, 17 per Catania, Vibonese, Virtus Francavilla, 16 punti per la Paganese, 14 per l'Avellino, 13 per Picerno e Cavese, 12 per il Rieti, 10 per il Bisceglie, 9 per la Sicula Leonzio e 6 per il Rende. Vi ricordo ovviamente che Paganese e Catania hanno una partita in meno, cioè quella che avrebbero dovuto disputare oggi, che era impossibile da disputare. Vediamo la serie di Girone F, eravamo alla 10ª giornata di campionato, questi risultati. Atletico Fiuggi, Recanatese 1-2, Avezzano Matelica 0-2, Campobasso Giulianova 2-0, Jesina Montegiorgio 1-2, pari tra Pineto e Vastese 1-1, Notaresco Agnonese 2-1, San Giustese Chieti 2-2, Tolentino Atletico Porto Sant'Elpidio 2-1, Vasto Gerardi Cattolica 3-2. Vediamo la classifica del Girone F. Vede sempre una coppia al comando, Recanatese e Notaresco, 27 punti a testa, e poi dopo 9 punti troviamo Matelica e Pineto. E vi dico già che sabato c'è Recanatese e Pineto, domenica Matelica e Notaresco, o sarà un fine settimana da urlo in Serie D. Montegiorgio 17 e 16 punti per Atletico Porto Sant'Elpidio e Vasto Girardi, 14 punti per il Campobasso, 13 per la San Giustese, 12 per Vastese, Agnonese e Giulianova, 11 per Fiuggi e Chieti, 10 per il Tolentino, 8 per l'Avezzano, 3 per il Cattolica, 2 punti per la Jesina. Allora rientriamo perché torniamo al Bonolis, perché stiamo per far vedere il gol di Carlo Ilari. Noi lo vediamo. Questo è un successo che dimostra che adesso le prime cominciano davvero a correre, e soprattutto la Regina, ma anche il Teramo ha cominciato a fare punti su punti, quarto successo consecutivo. Sì, Jacopo, non accadeva dal campionato indimenticabile del 2014-2015, salvo l'anno scorso, insomma, che i quattro successi consecutivi erano arrivati tra campionato e Coppa Italia. È una dimostrazione di continuità importante, soprattutto oggi, insomma, che magari paradossalmente poteva sembrare un impegno facile, però proprio oggi il Teramo doveva dimostrare di essere una squadra matura, come ha dimostrato, tenendo comunque botta, magari non brillando dal punto di vista della manovra come nelle ultime uscite, ma comunque essendo abbastanza concreto per portare a casa tre punti importanti. È chiaro che adesso ci sarà ovviamente la prova trasferta di nuovo, l'ultima è stata vittoriosa a Francavilla Fontana, però contro il Picerno, insomma, sarà anch'essa una sfida complicata. C'è l'intermezzo della Coppa Italia, ma lì ovviamente si farà turnover, Tellino farà turnover a Viterbo mercoledì prossimo contro la Viterbese per l'appunto. Però adesso c'è diciamo una classifica diversa, uno spirito diverso rispetto a quattro gare fa, una consapevolezza diversa anche da parte del Teramo, ovviamente, dopo questi quattro successi. Ne approfitto, Jacopo, per fare gli auguri in diretta all'ex capitano del Teramo, Ivan Speranza, perché alle 17.43 è nata sua figlia Sofia, e immagino che vi vogliate unire anche voi agli auguri dell'ex capitano del Teramo, attuale difensore del Pineto. Ci uniamo ovviamente agli auguri sia ad Ivan che alla sua compagna, ovviamente un abbraccio alla piccola. Era, insomma, attesa a giorni, poi insomma è passato qualche giorno in più gli facciamo davvero tra l'altro è la seconda nascita in casa Pineto, perché in settimana anche Stefano Amadio ha avuto secondo figlio. Assolutamente. Tra poco ti chiedo se hai qualche collega lì vicino. Intanto, grande mister Tedino, ci scrivono da casa. Prima, sei antipatica la gente di Vasto, ci chiedevano. Non a noi, certamente non a noi, anche perché insomma è una realtà molto molto importante e bella di questo, del campionato di Serie D, Girone F. Io chiamo vicino a me, se vuoi, il collega Alessandro De Miglio, direttore di Super J, se vuole assolutamente qui, senza cadere magari per... Beh, quello sarebbe la prima cosa, un giudizio insomma della gara. Beh, è stata una gara importante, certo, come no, molto volentieri. Eccoci, ciao Jacopo, ciao, buonasera. Alessandro. Eccoci, ciao.
No, dicevo, è stata una gara diversa ovviamente da quella di domenica scorsa, una gara che Tedino alla vigilia aveva definito come la più difficile della sua gestione finora, e dunque è stato importante averla vinta con quella fiammata, quei 10 minuti di grande calcio, di grande intensità iniziati intorno alla mezz'ora del primo tempo che hanno portato poi al gol di Ilari, e nel secondo tempo con una gestione del risultato e una difesa del vantaggio piuttosto tranquilla. Lo ricordava già prima anche Ania, Tomei è dovuto intervenire in maniera anche piuttosto prodigiosa in una sola occasione, il Teramo in un paio di circostanze ha tentato di colpire in contropiede, ci è andato vicino con Mungo e con Cianci, alla fine ovviamente il risultato è meritato e i 3 punti sono fondamentali per la classifica. Eh sì. Oh, Alessandro, chiedo anche a te, ma è Ilari l'uomo in più in questo momento in casa Teramo? Beh, in questo momento sembrerebbe proprio di sì, perché da quando è entrato stabilmente in squadra il Teramo ha svoltato, il centrocampo con lui e con Costa Ferreira sicuramente ha assunto una stabilità, una concretezza, un dinamismo diverso senza perdere in qualità. Sta arrivando Ilari, restituisco il microfono ad Ania. Allora, grazie Alessandro, grazie. Sta arrivando proprio il match winner. Allora, il man of the match. Il man of the match che ascoltiamo subito. Esatto, ci sta raggiungendo in diretta, ci siamo tutti, c'entriamo tutti, il tempo tecnico Jacopo di adeguare. Sì, assolutamente, man of the match, chi l'avrebbe mai detto? Man of the match, secondo gol stagionale, gol vittoria, una prestazione magari meno brillante rispetto alle ultime uscite, però di sostanza. Sì, sono felicissimo insomma per questi 3 punti, penso che la squadra stia crescendo e dobbiamo proseguire così. Un po' più sofferta delle ultime partite perché forse fisicamente qualcosa abbiamo subito, eravamo un po' troppo lunghi, però insomma la voglia di vincere, la voglia di lottare c'è sempre, quella è determinante che ci ha portato alla vittoria. C'è chi sostiene che tu sia l'uomo della svolta, da quando sei entrato stabilmente in squadra il Teramo ha cambiato passo. Ma no, io penso che insomma, le partite positive c'erano state anche prima, in questo momento stanno venendo i risultati, è un momento per noi positivo, dobbiamo sfruttarlo fino alla fine, dobbiamo trovare continuità e lo stiamo facendo e dobbiamo rimanere concentrati e determinati perché veramente ancora non abbiamo fatto nulla, però la strada è quella giusta e quindi di questo ne siamo consapevoli. Senti, bravo però questo Teramo che oggi ha saputo soffrire nei momenti non facili della gara. Sì, molto bravo, stiamo diventando veramente una squadra che sa soffrire e sì, ci sono stati momenti non facili e c'è da soffrire ogni partita, ce ne stiamo accorgendo e purtroppo tutte le squadre vogliono fare punti e hanno bisogno di punti, quindi siamo stati bravi insomma a sbloccarla, poi forse un po' meno a non chiuderla perché comunque abbiamo avuto molte possibilità, dobbiamo essere un po' più cinici affinché non arriviamo a giocarcela fino alla fine perché poi si rischia veramente. Carlo, mi sembri un bravo scoleretto che ci ripete la lezione, e dillo che aspettavi di entrare e dimostrare che sei un titolare inamovibile. Ma no, io come vi ho detto già in passato, aspettavo il mio momento, è ovvio che ci sono momenti positivi e momenti negativi all'interno di una stagione, all'interno di, insomma, della propria carriera. Ho accettato insomma, il momento di difficoltà iniziale, consapevole del fatto che insomma, me la potevo giocare quando sarei entrato. Sono felicissimo che la squadra si stia esprimendo come è giusto che sia, perché abbiamo veramente tanti giocatori di un'importanza e di qualità assoluta, e questo anche in panchina, quindi dobbiamo proseguire su questa squadra tutti insieme, tutti concentrati e così da squadra. 4 vittorie consecutive, che segnale sono? No, sono un segnale che quello che abbiamo fatto prima insomma, è un peccato, quindi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio questo movimento positivo anche per recuperare i punti che abbiamo perso all'inizio, che insomma, sono stati veramente alcune volte un po' banali, un po' per mancanza di concentrazione, e quindi stiamo imparando la lezione appunto da quelle partite. Ecco. La dedica per il gol? Ma assolutamente alla mia famiglia, insomma, a chi mi sta vicino anche nei momenti insomma, meno positivi, alla mia fidanzata e ai miei amici. Jacopo, a te. Allora, grazie Ania, complimenti grazie. A Carlo Ilari, davvero, davvero l'uomo in più del Teramo in questo frangente
frangente di gara, in questo frangente di campionato, pardon, tra poco vediamo la classifica. Andrea, vengo da te per chiederti a questo punto, vedendo la classifica, dove legittimamente, a che cosa può aspirare il Teramo? Ai soli playoff oppure secondo te c'è ancora margine per accorciare sulla prima? Per il primo posto io penso sia tardi, Teramo non dovrebbe sbagliare più nulla e la Regina dovrebbe frenare. Io penso che obiettivamente è vero che 4 vittorie sono un filotto davvero ottimo, però neanche il caso, insomma, di perdere un po' quelli che sono i riferimenti. Il Teramo si sta avvicinando alla classifica che compete a questa squadra. Io ho sempre pensato che il Teramo fosse una squadra da piena zona playoff, che poteva stare con le migliori, ma che non era pronta per tanti motivi a vincere il campionato, e sono assolutamente di questo avviso. Quindi per la vittoria del campionato no, per stare in zona playoff sì. Questa è una classifica positiva che il Teramo può ulteriormente migliorare. Sicuramente i prossimi match, arriveranno le partite importanti, testeranno ulteriormente la forza di questa squadra, che si deve preparare per il salto di categoria l'anno prossimo. Cioè questa squadra, se farà bene, sarà ulteriormente migliorata e potrà puntare alla vittoria del campionato, a mio avviso. Poi, se le cose dovessero andare particolarmente bene, non è escluso che facendo un grande playoff si possa anche puntare quest'anno. Certo, il playoff mette in palio un solo posto su circa... Andrea, scusami, c'è Andrea Rigoni, centrocampista, sì, del Teramo, lo ascoltiamo. Hai cerchiato così? Rigoni, a detta di tutti, il migliore dei 22. È stata la tua migliore partita? Ma è sicuramente una partita positiva, sono contento, ma soprattutto sono contento del risultato della squadra, che è riuscita a dar continuità alle 3 vittorie consecutive. E niente, ci dà entusiasmo e ci dà modo di lavorare ancora meglio e di toglierci delle soddisfazioni. Si è parlato tanto di te quando le cose non giravano a inizio campionato. Tu come l'hai vissuta e come stai vivendo questo dualismo con Viero? Ma il dualismo con Viero è la giusta competitività che ci deve essere in un gruppo forte. Il calcio è fatto di momenti, il momento iniziale andava male, per cui si prendono le critiche, si portano a casa e si cerca di lavorare per fare quello che poi si è riusciti a fare, che abbiamo ribaltato un po' la situazione. Però niente, non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare, però sicuramente siamo contenti di quello che stiamo facendo. Quarta vittoria consecutiva, il Teramo che si proietta nei piani alti della classifica. Ma sì, adesso non piani alti o meno, non, in questo momento vale poco, conta poco. Sicuramente è un Teramo che sta facendo risultati, che sta dando continuità e che sta crescendo di partita in partita, ecco, questa è la cosa più importante. Intendete adesso domenica mostrare anche in trasferta questi progressi che avete già fatto vedere qui al Bonolis? Ma è un'altra partita, sicuramente avrà delle difficoltà diverse rispetto a questa, bisogna prepararla bene in settimana dopo la partita di Coppa di mercoledì e niente, metterci il massimo impegno per continuare. Proviamo a trovare un po' il pelo nell'uovo, no? Perché è una squadra che gioca e domina la gara, vince 1-0. Ancora una volta abbiamo sciupato troppo? Ma sì, potevamo chiudere la partita, perché poi dopo l'episodio può sempre capitare. Effettivamente sì, potevamo essere più bravi a chiudere la partita, però l'importante è averla portata a casa. E arrivati a questo punto ormai avete capito cosa vuole Tedino da voi? Lo chiedo soprattutto a te che sei il regista, insomma, e magari hai dovuto ambientarti alle idee del mister. Ma sicuramente quando una squadra è nuova, è tutto nuovo, deve cercare un po' di conoscersi, di trovare gli equilibri più che altro in campo. E magari abbiamo un po' sofferto quello, però siamo stati bravi a compattarci, a lavorare sempre, a crederci e poi i risultati si stanno vedendo. Ancora a te, Jacopo. Grazie, grazie Ania. Stavamo concludendo con Andrea. Ti prendo subito perché sì, c'è sì. Tedino. Eccolo qua. Sta arrivando. Scusate, oggi non andiamo. No, ero molto bagnato. Scusatemi. Se ci siamo tutti. Mister, le ultime 4 vittorie consecutive risalgono alla stagione 2014-2015. Se può valere qualcosa. Beh, ti ringrazio di questa statistica, non lo sapevo, ma noi abbiamo un compito, quello di fare una partita alla volta, e quindi oggi sapevo che era una partita difficile, rinnovo i complimenti all'allenatore del Bisceglie, che è una persona seria,
persona preparatissima che fa giocare bene le squadre. Sapevo che era molto difficile per questo motivo, è molto camaleontico. E quindi sapevamo che per noi era molto difficile trovare anche gli appoggi e anche le nostre uscite, le nostre scalate. La squadra ha fatto un grandissimo sforzo oggi ad avere pazienza e credo che abbia vinto meritatamente. Questa è una cosa molto importante secondo me dal punto di vista dell'equilibrio. Mister, io provo a dire una cosa che magari col calcio c'entrerà relativamente, ma la cosa che più mi è piaciuta di questo Teramo oggi è stato aver visto 4 o 5 giocatori in pressing nella metà campo avversaria a 4 minuti dalla fine. Ma è un po' il nostro motivo ricorrente del lavoro, lavorare delle volte non basta, però se non ci lavoriamo neanche siamo proprio veramente rasoterra, quindi ho sempre detto questo gruppo qua lavorava bene, in questo momento abbiamo fatto queste vittorie che ci consentono di fare un buon respiro, però io sono fatto così, non mi accontento mai e quindi non c'è niente di meglio di vincere, di mettere a posto qualcosa, perché come sempre nelle partite qualcosina distorto di non positivo abbiamo fatto, però devo fare davvero i complimenti a sti ragazzi qua perché perseguono la lettera quello che gli chiedo e quindi ne sono molto soddisfatto. Ecco, mister, lei alla vigilia aveva parlato di un'altra sbaglio prima un sorriso sul volto di te. Beh, ma basta guardare anche gli altri risultati, no? Cioè noi delle volte ci soffermiamo perché siamo pseudo tifosi o pseudo Teramo, no? Dobbiamo vedere anche le altre squadre che propongono, questi qui hanno pareggiato Catania. È una squadra comunque difficile perché è camaleontica, cambia sistema di gioco spesso, c'ha dei giocatori comunque determinanti, e quindi per noi era un test difficile, perché se uno viene qui in punta di piedi o comunque in maniera superficiale, questa partita non la vinci, e come non la vinci le altre, e noi dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento volitivo, cercare di portare ancora di più gioco con più fluidità, se riusciamo, se riusciremo. E dopo riuscire a fare anche di necessità virtù quando non ci riusciremo. Bene, mister, anzi benissimo in quei 10 minuti, quarto d'ora di grande intensità nel primo tempo che hanno portato anche al gol. Fin qui abbiamo parlato insomma di elogi, cosa invece se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo ti è piaciuto meno? No, oggi sinceramente niente, perché oggi siamo stati bene in campo, abbiamo rischiato poco. La squadra è stata molto equilibrata rispetto all'ultima prestazione, ha avuto la doppia fase migliore. Il pelo nell'uovo, essendo rompicoglioni di natura, dovevamo magari chiuderla con le 4-5 occasioni che ci siamo creati, però questo sarebbe troppo. La squadra ha fatto veramente molto bene sul piano veramente della squadra, cioè di equilibrio, quindi di questo sono molto soddisfatto. La Guardone è bravo, vince anche 1-0. Ciccia dice che quando è bravo si vince anche 1-0. È un risultato che fa contento tutti, noi. Mister, in conferenza aveva chiesto solidità difensiva, progresso mentale e qualche tifoso in più allo stadio. Può ritenersi soddisfatto? Ma noi siamo molto soddisfatti della gente che ci vuole bene e che ci segue. Qua ne abbiamo uno di fronte che è Massimo, che è con noi, è uno di noi e sa quello che stiamo facendo. E quelli che hanno voglia di conoscerci, noi siamo convinti di poterli ripagare. Ma quando ho menzionato il campionato 14-15, sbaglio, è arrivato un piccolo sorriso da parte sua? No, il sorriso viene perché quando vinci magari sei un pochino più sereno, però sono già concentrato alla partita di Coppa Italia perché anche lì dovremmo fare il nostro lavoro, il nostro impegno. Abbiamo Piacentini squalificato, abbiamo solo un terzino sinistro e quindi siamo un po' in difficoltà e dovremmo già trovare delle soluzioni pronte per mercoledì. Mister, abbiamo scritto male del Teramo quando le cose non andavano e ci chiedevamo la squadra di Tediana Memoria dov'è? Oggi devo dirle che in tribuna ci siamo detti questa è la squadra di Tedino. No, siamo ancora un po' distanti, ma lo sanno e lo sappiamo tutti. Siamo distanti? Siamo un po' distanti, ma perché so quello che possono fare questi ragazzi, perché li vedo durante la settimana, quindi ancora c'è da fare e sono convinto che faremo ancora di più. Viero aveva problemi fisici? Chi, scusi? Viero. Viero ha una distorsione tibiotarsica alla caviglia. Posso passare rapidissimamente l'auricolare? C'è Jacopo Forcella, TV6 in diretta, che vorrebbe buonasera, mister. Un commento rapidissimo. Buonasera mister. Ciao Jacopo, buonasera. Quanto sono cambiate le cose anche dal tuo volto da qualche settimana a questa parte? Ti vedo veramente con un altro... No, sono contento, sono molto contento per la proprietà, per la società, so gli sforzi che hanno fatto. Sono contento per i ragazzi che lavorano sodo, io sono sempre stato incudine e martello,
in questo momento voglio essere martello, anche se sono stato spesso in Cudine. Te l'aspettavi 4 risultati utili consecutivi? Una notazione importante. No, dicevo, te l'aspettai 4 risultati utili consecutivi, no, e poi soprattutto se sei curioso, come ti ho chiesto ieri, di affrontare le big tra un po'. Sì, sono 4 vittorie consecutive che non devono scalfire la nostra umiltà. Dopo, cammin facendo, una alla volta, da partire dalla Coppa Italia, siamo curiosi di misurarci ogni volta. Grazie mister, un in bocca al lupo, buon lavoro ovviamente. Ciao Jacopo, Crepi, ciao anche a te. Ciao, buon con lavoro. Noi in diretta Bruno Tedino, 4 successo consecutivo per il suo Teramo. Possiamo rientrare, tra un po' torneremo da Ania Cantagalli, ma volevo un commento da parte di Andrea alle parole di Tedino. Lo abbiamo visto Andrea molto, molto più rilassato, molto più disteso. Perché avevamo detto, ma non è che dipendesse dalle nostre parole, era evidente che questa serie di partite di preparazione alla serie con le big era fondamentale. Il Teramo ha superato questo esame come meglio non poteva, 4 vittorie consecutive, ha fatto il pieno e quindi arriva come meglio appunto non si può alle prossime gare. Si parte col Picerno, che una big non è, ma su quel campo il Teramo ha conosciuto una a potenza, una cosciente delusione, e quindi andrà lì per riscattarsi. Poi ci saranno le partite con Ternana, Bari, Regina e quant'altro. Stavo dicendo, il Teramo penso che non possa lottare per il primo posto, però può in questa stagione prepararsi per fare un grande playoff. Poi lì c'è un solo posto a disposizione, a uno tocca e ce la si può giocare, però più verosimilmente questa squadra deve fare una gran bella stagione per prepararsi l'anno prossimo, in base anche ai desiderata della proprietà, che vuole comunque il salto di categoria, e lo si è capito, prepararsi con i giusti ritocchi alla lotta per il vertice. Teramo deve stare però con le migliori di questo campionato e quindi si sta avvicinando a quella che è la posizione che può essere l'optimum. Io penso che un Teramo da terzo o quarto posto sia davvero un gran bel risultato, perché la Regina va a gonfie vele, c'è il Bari che è una squadra forte, che ha una grande tradizione, ci sono altre squadre come ad esempio la Ternana che anche lì grande squadra, grande tradizione. Poi comincia a essere il momento del Teramo. Se il Potenza sta lì, io penso che ci possa stare anche il Teramo. Di più, penso che sia verosimilmente difficile chiedere a questa squadra. Vediamo se le tue considerazioni, visto che le ha ascoltate, è d'accordo Francesco Di Francesco con Ania in collegamento, anche se prima Ania doveva fare una considerazione prima. Sì, no, volevo far vedere cosa hai in mano dietro, che stai nascondendo. Cos'è? Per festeggiare la vittoria del Teramo. Pubblicità occulta. Di dolcetti portati dai colleghi in tribuna stampa, che insomma si mangia dolci, dolcini, dolcetti e tutto il resto, insomma, anche perché con questo Teramo si mangia parecchio. Sì, si mangia parecchio, per la verità io non ho mangiato, ma per altri motivi. Tutto quello che ha detto Andrea è tutto giusto, però io lascio la porta aperta a qualsiasi risultato finale, perché è ancora un campionato che va decifrato. Certo, la Regina sta andando ad un ritmo impressionante, basti pensare che c'ha più 19 nella differenza reti, c'ha il Teramo che sta andando benissimo e c'ha 10 punti di ritardo. La Regina attualmente è la candidata numero uno, verrebbe da dire quasi l'unica candidata alla promozione diretta, visto i ritardi di Catania, gli alti e bassi della Ternana, che comunque è seconda in classifica. Per quello io dico che per adesso credo che sia più che giusto, proprio perché il Teramo ha dimostrato che cresce di partita in partita, di aspettare per un giudizio. Aspettiamo, ecco, la fine del girone di andata, perché è ovvio che adesso c'è la trasferta non facile, ma qui non esistono partite facili, sono tutte molto difficili, con il Picerno e poi, come diceva Andrea, Ternana, Bari e Regina uno dietro l'altro. È tutto da vedere che succederà in quelle partite, ma qualunque cosa dovesse succedere, poi ci sono le ultime del girone di andata e soprattutto un girone di ritorno, e di Riffo di Raffa la storia ci insegna che i campionati si decidono sempre a primavera. Certo, se la Regina dovesse continuare così, complimenti, perché tra l'altro è una squadra costruita per tentare il salto di categoria senza passare dai playoff.
Certo, assolutamente. Oh, ragazzi, io volevo sapere... Per oggi c'è la prestazione, scusami se ti interrompo, per oggi c'è la prestazione del Teramo che ha confermato tutto quello che di buono avevamo già visto, per non andare tanto lontano la partita con la Casertana. Oggi ci sono stati dei momenti di... Sì, anche due. Questa è una squadra anche che due. Ovviamente ha tanti, tanti piedi buoni, ma... ha cambiato volto davvero quando ha inserito Carlo Ilari, e questo è al di là del gol di oggi. Insieme, sì, sì, sì. E infatti insieme era una a Ilari c'è stato l'inserimento. No, ma è un dato di fatto inoppugnabile. Ilari, con lui è entrato in squadra anche Costaferrero, sia in un centrocampo a tre o a quattro che dir si voglia, due innesti di questo spessore tecnico cambiano il volto alla squadra. C'è Arrigoni in netta fase di crescita, oggi Arrigoni ha giocato una partita da grande, grandissimo regista, illuminato con alcune azioni, stessa cosa Costaferrero, che se vogliamo ha giocato un tantinello meno bene di altre partite, però significa che se le altre partite aveva giocato da 7,5 oggi, 8, oggi è giocato da 7, quindi stiamo parlando di giocatori che hanno un livello di rendimento notevole e che hanno delle doti tecniche di indubbio valore. Per concludere su Ilari, sembra un altro, ossia non è l'Ilari che abbiamo visto nei due anni a Teramo, a conferma che ci sono giocatori che inseriti in un determinato organo rendono molto più delle qualità che hanno, e inseriti mentre in una squadra così come era quella del Teramo dei due anni che c'è stato Ilari, anche un giocatore con le indubbie qualità tecniche, con la personalità di Ilari, rende, ma rende molto di meno. Oh, Andrea voleva farti una domanda, Francesco. No, più che altro volevo aggiungere una cosa. Due. Tra le blasonate non voglio dimenticare il Catania, che potrebbe poi rivendicare un posto tra le migliori. Ora è un po' in difficoltà e oggi non ha giocato. Come no? Però voglio anche sottolineare... Anche il Catanzaro, Sì, sì, c'è anche il Catanzaro, però io penso che il Teramo possa essere anche a livello del Catanzaro. No, non mi rimangio quello che ho detto, ma attenzione, perché la Serie C, come tanti altri campionati, ha visto anche diverse rimonte. La Regina in questo momento sembra imbattibile, probabilmente la migliore candidata alla vittoria, però quando si arriva a marzo ed aprile e sei in testa alla classifica, e se quello comincia a perdere qualche partita, poi comincia anche a pesare. I punti cominciano a pesare, le partite non vengono più così facili. Ecco perché a volte poi si realizzano delle rimonte che all'apparenza sono difficilmente pronosticabili. Ma non sto dicendo che il Teramo deve rimontare, però sto dicendo che il campionato è ancora molto molto lungo. Io penso che la dimensione del Teramo sia quella. Però il campionato è ancora molto lungo. Ma è quello che stavo dicendo io, e vado alla sintesi. Qualche anno fa l'Alessandria al giro di Boa, il mese di gennaio, fine gennaio, aveva 11 punti di vantaggio sulla seconda. L'Alessandria non vinse quel campionato ed è ancora in Serie C, quindi per quello io ti dicevo, ma ripeto, non è che lo dico io, lo dice la storia, i campionati si decidono sempre a primavera. Se la Regina sarà capace, e anche le altre squadre che puntano al salto di categoria saranno capaci di mantenere il ritmo che hanno adesso, dopo lo verificheremo. Certo, grazie ragazzi, una buona serata vi auguro. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie. Chiudiamo la parentesi legata alla Serie C, adesso subito la pubblicità, poi abbiamo un'ora tutta di filato di Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, pronti per aprire la pagina di Serie D. Insieme a me, Roberta Di Santa e Stefano Recanati, ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Buonasera. Vi avevo promesso Gianluca Colavitto, che e invece siete voi, ma sapete perché? C'è un motivo. Sì. Perché è al telefono, perché è in coda sull'autostrada. Allora lo salutiamo perché è in collegamento telefonico. Ciao mister. Ciao mister. Ciao Roberto, ciao Jacopo. Mi dispiace perché abbiamo sbagliato strada, cioè nel senso che dovevamo fare la strada per l'Aquila, invece abbiamo fatto Pescara e purtroppo abbiamo trovato delle interruzioni. E quindi sei in coda, va bene, noi volevamo solo salutarti e spiegare perché dovevi essere qui con noi e non ci sei, perché magari molti dispiace, si aspettavano. Mi dispiace.
si aspettavano il tuo arrivo. Noi ti salutiamo, ti chiedo solamente, insomma, se il campionato di Serie D a questo punto è un discorso a due, oppure proverete domenica prossima ad accorciare a meno 6, soprattutto sul notaresco? Guarda, come dico sempre, cioè, si giocano le partite per cercare di vincerle tutte. Però non è sempre così, perché ci sono gli avversari e quindi ogni partita è una storia a sé. Però certamente noi ce la metteremo tutta per rendere più vivace il campionato. Oggi da ex, partita da ex, com'è stata? A livello emozionale. Oggi è stata comunque una partita difficile, perché giocare ad Avezzano dopo che l'Avezzano aveva perso a Pineto non era semplice, portare i punti a casa non era semplice. Noi ce l'abbiamo fatta con tanta umiltà e con tanta voglia comunque di essere protagonisti. Mister, io ti aspetto prestissimo allora. Jacopo, un saluto, un saluto agli ospiti e in bocca al lupo per tutti. Grazie a Gianluca Colavita, ovviamente ti auguriamo, insomma, di fare il ritorno verso casa in maniera più rapida possibile. Oh ragazzi, visto che abbiamo parlato di campionato potenzialmente a due, Recanatese e Notaresco, cominciamo subito con la vittoria, l'ultimo respiro del Notaresco sull'Agnonese 2-1, il servizio. Soffre, lotta, sembra quasi al tappeto, ma quando pare troppo tardi suona la nona sinfonia dell'anno. Il Notaresco ha le stesse vite delle sue vittorie. La Recanatese resta a braccetto a quota 27 e il sogno dei rossoblù può continuare in attesa del Matelica del prossimo turno. Padroni di casa senza Mele, Cancelli e Salvatori, il 4-3-1-2 vede Blando giocare da mezzala e Cramellà alle spalle di Sansovino e Romano, dietro conferma per Gallo. Nell'Agnonese sono Minacori e Acosta i terminali offensivi, con vera spina del fianco sulla destra per l'11 di Vagnoni. Il Notaresco vive di fiammate già al quarto, la discesa cost to cost di Cramellà spacca la retroguardia dell'Agnonese, servizio verticale per il taglio di Romano, sul quale è tempestivo e provvidenziale Merini, l'uscita bassa che sbarra la strada all'attaccante. Due minuti e Blando calamita una corta respinta alto molisana, ma angola male il sinistro da buona posizione. Poi una fase di studio prima dell'affondo che fa davvero, quello sì, male. Al 24esimo il traversone di Di Stefano è una pennellata, Romano prende l'ascensore, griffa il vantaggio rossoblù. Quarto centro stagionale per l'attaccante, ma soprattutto 1-0 per il Notaresco. Vantaggio meritato per quanto visto fino a quel momento, ma che rischia di essere subito vanificato dalla testa di Minacori di un soffio alta dopo altri due giri di lancette. L'occasione di mettere un'ipoteca sul successo, il Notaresco se la ritrova al 40esimo, corner di Blando. Gallo si libera della marcatura e può sparare di testa da ottima posizione, ma angola troppo e manca il colpo che sarebbe stato nel KO. Si fa male Marcelli nel Notaresco. Vagnoni inserisce Leonzi con Blando che si piazza davanti alla difesa, ma è in chiusura di tempo e Cone a mancare clamorosamente la rete del pari, servito da Diakité dopo una lunga fuga sull'out destro. Nell'intervallo la partita però gira alla doccia gelata dopo nemmeno 60 secondi, sempre grazie a Cone, totalmente dimenticato in area piccola sugli sviluppi del corner di Barbato e rifinito da Nicolao. Un minuto e Minacori cerca addirittura il sorpasso con una conclusione alta e allora Vagnoni corre ai ripari, fuori Cramellà, dentro Gaetani. Si rivelerà una mossa decisiva col Notaresco che nel frattempo non approfitta di un piazzato dal limite calciato da Sansovini. La squadra di Vagnoni soffre tantissimo le incursioni sulla sinistra di Nicolao, riesce a ripartire pochissimo e di conseguenza sono gli altomolisani ad avere il completo pallino del gioco. E quando tutto sembra portare le due squadre a dividersi la posta, all'ultimo assalto quasi il piazzato di Frulla pesca la sponda aerea di Gallo. Gaetani controlla nella mischia, estrae dal cilindro una rovesciata da antologia. Pallone in fondo al sacco, tre punti che tornano sulla sponda abruzzese e la gioia è incontenibile di un Savini che adesso sogna ad occhi aperti la nona sinfonia. In realtà i punti diventano 27, il Notaresco adesso può considerarsi a tutti gli effetti una delle grandi di questo campionato. Io non so se nella tua carriera ti era mai capitato di vincere 9 partite consecutive, però a Notaresco sì. È successo né da giocatore né da allenatore, però anche oggi ho visto nelle difficoltà assurde, che qui è facile parlare, non voglio essere polemico, ma un pochino sì, un pochettino, perché sull'1-1 qualcuno dalla tribuna rumoreggiava,
non era contento. Certamente noi, non parlo mai degli assenti, perché quelli che hanno giocato poi fanno sempre bene, ma abbiamo giocato senza 3-4 titolari di spessore, abbiamo avuto un infortunio fondamentale in quel ruolo dove non abbiamo ricambi, perché i doppioni sono Mele e Roberto Marcelli, quindi eravamo veramente rimaneggiati, la squadra è andata un po' in difficoltà. Sull'1-1 sentirsi dire magari che ci va stretto il risultato, allora significa che stiamo diventando un po' troppo presuntuosi e questo non va bene. La lascio con una battuta: a Madrid per anni hanno aspettato la decima, a Mutaresco si può aspettare in al limite solo una settimana. La decima alla Champions League, ma noi, per noi questa è una Champions League e quindi pensiamo solo ad andare a Materica col pensiero di sicuramente col pensiero di avere un grande rispetto da parte loro, e quindi già questo è tanto, perché quando fai 9 vittorie sicuramente non ci mancheranno di rispetto, questa è già una cosa importante. Poi noi ce la giocheremo, non andremo a fare le barricate perché non siamo una squadra che può farlo, andiamo a giocarcelo, poi vincerà sempre il migliore. C'è tanto rammarico, tutto per i ragazzi, perché hanno fatto una grande prova, cioè di gioco, di personalità, tolti i primi 15 minuti dove abbiamo sbagliato parecchio a livello individuale, dopo la squadra ha costruito, ha giocato, è stata nella metà campo della prima in classifica, e perdere così fa male. Che cosa è mancato? Forse un po' di cinismo nel momento in cui il Notaresco sembrava un po' sulle gambe? Sì, dopo il pareggio ero convinto di vincere la partita, perché eravamo padroni del gioco, eravamo in metà campo loro costantemente. E ci è mancato il guizzo, poi alla fine ho dovuto fare dei cambi perché alcuni giocatori erano un po' stanchi, campo pesante, giovani, e abbiamo pagato un po' lì. Andrea, vengo immediatamente da te per darti due considerazioni. Innanzitutto, piccola parentesi, signori, oggi autostrada vergognosa con code infinite, vergogna, ci scrivono da casa, effettivamente è la verità, persino io che sono tornato a Notaresco, insomma, non è molto lontano, i ragazzi qui, addirittura Roberta da Pineto ha avuto problemi, cose dell'altro mondo, quindi confermiamo assolutamente con la vita nella detta testimonianza. Poco prima dell'intervista ho parlato con Roberto Marcelli, mi ha detto temo di essermi stirato. Noi ovviamente ci auguriamo di no, perché sarebbe insomma un infortunio pesante per il centrocampo del Notaresco. Considerazione, hai sentito cosa ha detto Vagnoni? Sull'1-1 sentivo qualcuno che si lamentava dalla tribuna, forse stiamo perdendo un po' il senso delle cose. Io penso che il mister stia conoscendo comunque una piazza che davvero vive di calcio, e a me non sorprende, perché poi l'appetito viene mangiando, e magari era giunta anche la notizia che la Recanatese vinceva a Fiuggi e quindi si voleva restare in coabitazione lì in vetta alla classifica. Quindi io immagino che in una collettività di persone qualcuno abbia anche il coraggio di ridire qualcosa, molti altri comunque magari avranno sostenuto e non avranno detto alcunché sotto questo punto di vista, però insomma diciamo che fa parte del gioco. Detto questo, poi sta a noi ribadire che il Notaresco sta facendo qualcosa fuori dal normale, anche la Recanatese, dico la verità. Però la Recanatese era costruita per stare in alto e lì sta facendo cose straordinarie. Il Notaresco va anche oltre, perché il Notaresco non è stato costruito per vincere il campionato, non erano queste le aspettative, e invece il Notaresco sta facendo il campionato da squadra che può pretendere al titolo. Non so se ci riuscirà, proprio perché c'è una rivale che sta facendo altrettanto bene, che è forte, che magari tornerà anche sul mercato per rinforzarsi ulteriormente, però sta facendo grandi cose, peraltro 9 vittorie consecutive. Io faccio fatica a ricordare anche in questi anni di girone F di Serie D una squadra che abbia inanellato 9 risultati di questo tipo, 9 vittorie, cioè 9 risultati utili sì, con qualche pareggio, ma 9 vittorie di fila faccio davvero fatica. Quindi guarda, ti dico oggi, Andrea, una curiosità, poi nel post gara, tra le interviste che sentiremo in settimana, ho fatto una anche a Marco Pomante, che giocatore di grandissima esperienza, a cui ho chiesto: ma ti era mai capitato di vincere 9 partite consecutive? Ho detto: guarda, no, ci sono andato vicino con la Nocerina di Auteri, se non erro ci siamo fermati a 7 o ad 8, ma 9 mai. Questo per
farvi rendere conto che quello che sta facendo questa squadra è qualcosa di assolutamente clamoroso. Poi questo gol è bellissimo, sì, quello di Gaetani. Poi ecco, quando le cose girano bene, capita anche che esce Sansovini, entra Gaetani che è un buonissimo attaccante, ma chiaramente non è il pedigree di Sansovini, e si inventa un gol di questa fattura, splendido. E quindi, ripeto, il Notaresco ancora più su rispetto alla Recanatese, perché se la Recanatese è una squadra costruita per l'alta classifica, il Notaresco sta sorprendendo tutti. Davvero lascia senza parole, io spero che Notaresco non si svegli da questo sogno, che continui ad andare avanti in questo modo. Ora ci sarà la trasferta di Matelica, Notaresco in trasferta in queste ultime partite ha sofferto, forse neanche tanto, però è stato molto pragmatico e ha portato a casa delle vittorie 1-0, tipo a Tolentino, tipo a Vasto. Ecco, domenica servirà una prova altresì concreta contro una squadra che è in salute, che è forte, che doveva stare lì in alto e che, se vuole vincere il campionato, deve battere il Notaresco per lanciare un segnale, oltre che per accorciare le distanze, sperando poi che il Pineto faccia risultato a Recanati. Certo, il giorno prima. Oh, sì. Peraltro, tra le altre cose, visto che te prima hai detto piazza famata di calcio, oggi ancora saluto anche il signor Tonino, se non erro, mi ha salutato molto caramente, lo risaluto. Peraltro ci hanno tenuto a dirmi: oh signori, togliete SN, noi qui siamo a Notaresco. E io, cioè, insomma, che ho iniziato proprio dal Savinini Notaresco, io non parlo. A provo. Non lo dico dove Veniamo da te, Roberta, perché andiamo a vederci il derby di giornata. Poi andiamo da Stefano per San Giustese Chieti, ma prima ovviamente spazio a Pineto Vastese, 1-1, Roberta Di Sante. Pari e patta tra Pineto e Vastese nel derby di giornata. Al Mariani Pavone termina 1-1 al gol di Dos Santos. Replica Ciarcelluti. Assenti Sissè e Della Quercia per infortunio e D'Angelo per squalifica. Nel Pineto Rachini inserisce, nel 4-3-3 Perini in difesa, Camplone in mediana con Acquadro e Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è Alessandro con Pippi che parte dalla panchina. 3-5-2 per Marco Amelia che ritrova Bardini tra i pali, ma oltre a Ravanelli e Palumbo costretto a rinunciare per infortunio a Vittorio Esposito. In avanti c'è Alonzi in coppia con Dos Santos. In avvio c'è equilibrio in campo, prima occasione al 16esimo, Ciarcelluti apre per Sarrizzu il pallone di ritorno, quindi il tentativo di girata murato sul primo palo da Bardini. Risponde la Vastese al 20esimo, Dos Santos se ne va sulla sinistra, il cross basso per l'accorrente Alonzi che non ci arriva di un soffio. Pochi minuti e si concretizza la regola non scritta più famosa del calcio. Al 22esimo, sugli sviluppi della punizione di Acquadro, Orlando spreca così, e al 27esimo, sul fronte opposto, una cinica Vastese passa. Marianelli innesca Dos Santos che, implacabile di testa, piazza la girata vincente. È l'ottavo sigillo stagionale per il bomber in vetta alla classifica marcatori. La reazione del Pineto è immediata. Su azione d'angolo Pepe tenta la rovesciata, poi Perini non riesce a sorprendere un attento Bardini. Ultima occasione dei primi 45 minuti per Alonzi che dal limite fa partire il diagonale di poco al lato. Nella ripresa il Pineto torna in campo determinato a recuperare lo svantaggio e dopo il primo tentativo murato a Ciarcelluti trova il gol del pari al quinto. Un onnipresente Stefano Amadio serve ancora il numero 10 che, lasciato libero di calciare al limite dell'area, in sacca di potenza sotto l'incrocio la rete dell'1-1. Subito dopo il pari prova a cambiare qualcosa Marco Amelia, sostituzione tra Vastesi Doc, il 2002 Ruzzi prende il posto del 2003 Cavuoti, ma è il Pineto ad avere l'occasione al 13esimo con la bella girata di Alessandro in area sulla quale si fa trovare ancora pronto Bardini. I locali tengono il pallino del gioco, la Vastese prova a ripartire come al 22esimo con un lancio dell'ex Francesco Esposito che termina al lato e si affida alla velocità di Stivaletta entrato a rilevare Alonzi, come al 28esimo quando su azione d'attacco della Vastese Sciva esce fuori dall'area respingendo con le mani la sfera e rimediando così il cartellino rosso. Sarrizzu viene sacrificato per far posto a Remo Amadio con Stivaletta che si incarica della battuta del calcio di punizione dal limite che termina sulla barriera tra le proteste vastesi che reclamano un tocco col braccio di Massa. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire. Ridisegna quindi la squadra Rachini tirando fuori proprio l'esterno appena entrato per far posto a Pierpaoli in un centrocampo di maggior contenimento. Dall'altra parte Amelia si gioca la carta cardinale per provare a vincere la partita, ma nonostante l'uomo in meno
il Pineto non rischierà più nulla, anzi è proprio la squadra di Rachini a chiudere la partita in avanti. Dopo 5 minuti di recupero termina così 1-1, un pareggio che però non accontenta nessuno. Ma la mia squadra secondo me ha condotto il gioco dal primo al novantesimo, anche in inferiorità. Nel primo tempo siamo andati sotto su un'unica palla messa in area dalla Vastese, quindi però la squadra si è messa a rigiocare, ha creato presupposti per pareggiare subito, poi anche nel secondo tempo la palla, cioè io ho visto la palla ce l'hanno sempre noi, non siamo andati mai in affanno. Quindi poi come hai detto tu c'è stato l'episodio dell'espulsione, siamo rimasti in 10, però nonostante tutto la mia squadra ha provato a spingere fino al 95esimo e non è arrivato il gol, però che cosa devo dire ragazzi, io sono soddisfatto perché per me la mia squadra oggi meritava di vincere. È una squadra che sta crescendo senza ombra di dubbio sul piano del gioco, so che non ti piace parlare ai singoli, ma una menzione ad un Amadio che sta giocando nonostante i problemi alla schiena e sta giocando, insomma, portando un grosso contributo. Sì, Gonzalo, Stefano, stanno facendo bene tutti, ovviamente che cioè è normale che dobbiamo crescere ancora negli ultimi metri, perché comunque la mia squadra fa gioco e poi però si sbaglia sempre qualcosina alla fine o sul tiro finale o sull'imbucata e lì dobbiamo migliorare. Poi come hai detto tu la squadra gioca bene, sta crescendo fisicamente, quindi sono soddisfatto, amareggiato per il pareggio, però sinceramente ai ragazzi ho fatto i complimenti perché veramente fino alla fine, ripeto, ci hanno provato e meritavano i 3 punti. Il punto qui è buono e stiamo facendo un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo fatto un bel gol con Dos, potevamo raddoppiare sulla triangolazione Alonso e Marianelli Esposito che è arrivato in ritardo sulla palla tagliata. Abbiamo provato a contenere uno dei giocatori importanti che è il Pineto, hanno fatto un gran gol per il pareggio, sicuramente è stato un gran gol nei poco spazio che abbiamo concesso e sono stati bravi, però l'ultimo quarto d'ora in 10 potevamo sicuramente far meglio, è salita un po' la stanchezza, è salita la condizione mentale dei risultati precedenti e non siamo riusciti a sfruttare al meglio la superiorità numerica. Questo non toglie la prestazione che ha fatto la squadra, perché ha fatto un'ottima prestazione su un campo molto molto difficile. Ti sei trattenuto un po', ecco, a fine partita a parlare con il vicepresidente Scafetta, posso chiederti che cosa vi siete detti in questo scambio di opinioni? Nulla, puoi parlare nella condizione in cui sono, è difficile perché ho una settimana che vado avanti con mal di gola e febbre e si parlava del più e del meno delle situazioni da sfruttare per migliorarci su quella che sono le condizioni attuali. Insieme anche al nuovo direttore che è arrivato, la valutazione della partita che è stata, abbiamo parlato di tutto e il bello di questo è proprio riuscire ad avere un dialogo con i presidenti, con i direttori, diventa fondamentale perché ci stiamo rimboccando le maniche, ad ogni difficoltà cerchiamo di trovare la soluzione migliore e questo è l'unico modo per alzare il livello, per crescere, per fare le cose fatte bene, per essere un club di assoluto livello e la massima disponibilità da parte di questi è fondamentale. Oh, queste le parole dei due tecnici, 1-1, che partita è stata Roberta? Una partita in cui sicuramente il Pineto ha espresso un miglior gioco, la Vastese ha approcciato meglio, è andata in vantaggio, però poi dopo si è persa e nel finale, nonostante l'inferiorità numerica, il Pineto forse avrebbe meritato anche qualcosina di più. Un giudizio soprattutto ti chiedo sulla Vastese di Amelia, che era reduce. Innanzitutto questo era il terzo derby consecutivo perché aveva pareggiato con l'Avezzano, aveva perso settimana scorsa in casa con il Notaresco,
e ha pareggiato oggi di nuovo con il Pineto. Erano tre partite molto delicate perché erano contro abruzzesi. Ti chiedo un giudizio proprio sulla formazione di Marco Ameglia. Ha approcciato bene la squadra la partita. Il Pineto ha fatto difficoltà soprattutto a chiudere sui quinti della Vastese, perché la Vastese ha giocato con un 3-5-2 che poi in fase propositiva diventava una sorta di 3-4-1-2 con Cavuoti che si accentrava e dava sostegno alle punte come trequartista. Lo segnalavo, l'hai fatto anche te nel servizio, oggi sostituzione, sì, tra due Vastesi doc, Cavuoti per Ruzzi, sì. Un 2003 esce, un 2002 entra, entrambi Vastesi doc. Sappiamo come la vastesità sia una cosa a cui tengono molto in casa biancorossa. Stivaletta, ma negli anni scorsi anche Fiore, ma se parlate con tutta la squadra del Teramo martedì di cosa parlate? Di come si va a pesca? Vabbè, sicuramente saranno altri spunti. Torniamo sulla partita. Quindi ti dicevo, approcciato bene, riuscita ad andare proprio su un'occasione di questo tipo, su una situazione di questo tipo, in vantaggio con Dos Santos, che oggi ha consiglato l'ottavo sigillo, per cui bomber di razza non lo dobbiamo, certo, dire noi, in vetta la classifica marcatori, però poi si è un po' persa sul piano del gioco, ha sofferto un po' l'intraprendenza soprattutto a centrocampo di un Amadio che sta giocando veramente in maniera superlativa nelle ultime partite. Tra l'altro dobbiamo dirlo, non si è allenato con regolarità in settimana e nonostante i problemi alla schiena sta giocando veramente, fa la differenza in mezzo al campo, e non è riuscita poi soprattutto nel finale, cioè nel momento in cui la Vastese aveva la superiorità numerica e doveva sfruttarla. Ameglia ha fatto entrare un altro attaccante, ha giocato anche la carta Cardinali, che ha rilevato un difensore, però non sono venute fuori quelle occasioni. Vuoi anche la bravura della difesa del Pineto, che comunque è la seconda miglior difesa del campionato, non è riuscito a sfruttare quella superiorità numerica che si sarebbe dovuta sfruttare meglio. Episodi da Moviola, li vediamo uno dopo l'altro. Partiamo, Maurizio, da che cosa? Da Moviola 2. Eccolo qua. Il rilancio del portiere della Vastese, sì, e Shiba, che viene espulso per questo presunto tocco di mano. Noi l'abbiamo rallentato, Maurizio, se riesci a fermare il momento in cui la palla rimbalza per terra, e poi frame by frame a vedere quando e se tocca la palla con le mani. Allora, all'inizio no, qui no, qui Andrea? Sì, è qui che c'è il tocco con la mano. Tocca con la mano e poi la palla schizza sul petto, quasi sul viso di Shiba, proprio perché quel tocco con la mano non fa andare oltre il pallone, ma fa carambolare la sfera. Anche perché sarebbe altrimenti un rimbalzo fasullo del pallone. Sì, 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 cioè, ma lui... Un rimbalzo che viene dalle retrovie e poi se rimbalza per terra va verso la porta. Lui mette la mano e lì poi si rende conto di essere fuori area di rigore, prova a ritrarla, ma purtroppo il tocco con la mano c'è ed è un peccato per lui e per il Pineto, perché poi anche se la squadra non ha fatto male, ma 10 contro 11 la parte decisiva della partita, è un errore che pesa. Ed è anche quello che ha detto Rachini durante l'intervista, ha detto sono due domeniche consecutive che facciamo l'ultima mezz'ora in 10, dice, sì, comincio un po' a pesare. Ok, però sul calcio di punizione susseguente, perché poi viene concesso il calcio di punizione, cosa succede? Battuta di Stivaletta e... eccolo qua. Sono le proteste della Vastese. Sì, per un presunto tocco di mano di Massa. Stefano, che ne pensi? Vediamolo bene, al rallentatore ci potrebbe essere. Potrebbe. Andrea? Esserci. Bah, siamo davvero al limite. Allora, guarda, io dico che il movimento è congruo, nel senso che va per proteggersi. La faccia. Quello stavo dicendo. Va a proteggersi. Il movimento è congruo, cioè non è... avesse avuto il braccio disteso, allora magari staremmo parlando di altro.
però forse la palla potrebbe passare. Sì, però in questi casi probabilmente si fa riferimento alla congruità della posizione del braccio. Certo che bisogna stare attenti, Andrea, in area di rigore. Sì, 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 ma qui, come hai detto bene, lui un po' si protegge, poi non allunga troppo il braccio. Si potrebbe stare a sindacare, è la classica situazione borderline dove qualsiasi decisione prendi, cioè fischi o non fischi, c'è modo per chi non è in rigore di lamentarsi e nel caso contrario di lamentarsi perché è stato dato. Sì, assolutamente. Roberta, per chiudere rapidissimamente, Pireto che sabato, non domenica, gioca a Recanati, perché poi? Poi c'è mercoledì alle ore 20:30. La sfida a Sassari contro la Torres, valida per i quarti gli ottavi di Coppa, e poi c'è la partita contro il Matelica in casa domenica prossima, quindi una tre partite, un trittico di partite chiave per il Pineto, dalle quali insomma si potrà dire molto. Ok. Vederlo l'abbiamo rivisto tante volte il tocco eventuale di mano, ma insomma lo ha ammesso di fatto anche Paolo, sì, Rachini. Paolo Rachini, poi chiaramente anche lui non aveva una visuale perfetta per vedere bene. Cercate il gol di Gaetani in Civitanovese Giuliano dal 2015, ci devi dare qualche minuto di tempo per trovarlo, perché sinceramente adesso messa così ci trovi un po' impreparati. Comunque, devo dire che Rachini è stato molto onesto, questo è sempre molto, molto obiettivo nelle sue dichiarazioni, questo lo volevo dire. Ok, perfetto, ci andiamo a vedere la tua partita, Stefano. Il pareggio, io l'ho definito che sia un po' di sconfitta, per come... Sì, potrebbe essere, perché dopo tante partite, dove il Chieti non ha raccolto tanto, veniva da 6 partite, 3 pareggi e 3 sconfitte, era in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo, bisognava portarlo a casa. San Giustese Chieti 2-2, Stefano Recanati. Un Chieti dei due volti deve accontentarsi di un punto al comunale di Civitanova contro la San Giustese, che qui non ha mai vinto e che non aveva approcciato nel migliore dei modi la gara. La San Giustese, alla ricerca di continuità dopo la vittoria sul Monte Giorgio di 7 giorni fa, perde poco prima del via Mengoni per uno stato influenzale, oltre a Perfetti e Pezzotti. Allora Senigalliesi schiera la coppia Scognamiglio-Patrizi in difesa, il figlio d'arte Alessio Palladini a centrocampo insieme a Bambozzi e Presmans, in avanti Mingiano assistito da Boschetti Romano. I neroverdi, che non vincono da 6 giornate, 3 pareggi e 3 sconfitte, devono fare a meno di Ricci e Vittiglio. Grandoni allora conferma il 4-4-2 con il rientrante Venneri e Fantauzzi al centro della difesa. A centrocampo la qualità e l'esperienza di Milizia, Mazzolli e Bacicalupo. In avanti Bruni e Traini, dirige Dorillo di Torino. Parte forte il Chieti, che dopo 8 giri di lancette sblocca subito l'incontro. Venneri da calcio d'angolo impegna Chiodini, si accende una mischia in aria dove Traini è il più lesso ad arrivare sulla palla e a realizzare il gol dello 0-1 con l'attaccante neroverde, che ritrova il gol dopo 9 giornate. La San Giustese, accusato il colpo, si fa vedere in avanti al 20° quando Mingiano conclude verso la porta, ma il tiro viene ribattuto da Fantauzzi. Passano 5 minuti e ancora San Giustese con Palladini, che prova in acrobazia, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire l'estremo neroverde. Ma il Chieti di questo primo tempo è cinico e ancora da calcio d'angolo arriva il raddoppio dei ragazzi di Grandoni, di nuovo con Traini, ancora una volta il più lesto a raccogliere in area di rigore e battere con il mancino Chiodini, che comunque era arrivato sulla palla. In avvio di ripresa Senigalliesi ridisegna l'assetto tattico passando ad un più offensivo 4-2-4. Grandoni risponde mandando in campo Di Marco per Traini, lasciando in avanti il solo Bruni. La San Giustese cerca di riaprire la gara in qualche modo, ma le offensive del rossoblù risultano timide per impensierire Chiodini, come al 29° quando da fuori ci prova Palladini, ma telefonato per creare problemi ai neroverdi ospiti. Al 30° il primo brivido della ripresa per la truppa di Grandoni, quando Pomiro in girata dal limite mira all'incrocio dei pali dove vola Camerlé a sventare la minaccia e l'avvisaglia al gol, che arriva un minuto più tardi quando Dorillo di Torino ravvisa gli estremi per il calcio di rigore per un fallo di Patrizi su Venneri, con quest'ultimo che viene ammonito. Dell'esecuzione se ne incarica Pomiro, che batte centralmente Camerlengo. La San Giustese ci crede e continua a premere sull'acceleratore, ma è ancora da palla ferma che i rossoblù vanno in gol. Fallo di Marzola al limite dell'area di rigore, punizione affidata a Pomiro, che con il mancino trova una traiettoria bellissima all'incrocio dei pali alla sinistra di Camerlengo per il pareggio della squadra di casa. Questa
l'ultima emozione con il Chieti che per la settima gara consecutiva non riesce a portare a casa i tre punti, mentre la San Giustese dà continuità di risultati alla vittoria contro il Monte Giorgio. Nel prossimo turno il Chieti sul neutro di Città Sant'Angelo affronterà il Fiuggi, la San Giustese se la vedrà con il Giulianova. Mister, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno, perché la partita si era messa totalmente vuota nel nostro bicchiere, visto che nei primi due calcio d'angoli noi ci siamo trovati sotto di due gol. Era una partita complicatissima contro una squadra tra l'altro solida che non prende gol facilmente, quindi me la sono vista molto brutta, ma i ragazzi sono stati molto bravi, con pazienza hanno continuato a giocare, noi abbiamo fatto una buona partita oggi. E devo fargli i complimenti ai ragazzi, perché non era veramente facile e sono stati all'altezza, hanno avuto senso di appartenenza, grande determinazione, la voglia comunque di recuperare una gara che per noi era fondamentale. Mister Grandoni, un Chieti da due volti, il primo tempo avete giocato, avete creato tanto, nel secondo vi siete un po' rintanati dietro, non siete riusciti a ripartire mai e sono arrivati anche quei due gol della squadra San Giustese che è arrivato a questo pareggio. Sì, quattro calci piazzati, 2-2, la partita è finita così. Quindi noi in questo momento siamo, come ho detto anche la settimana scorsa, in cudine, quindi dobbiamo prendere, tra virgolette, calcisticamente parlando. È innegabile che oggi, se non commentiamo alcune ingenuità, noi la partita non la pareggiamo mai, e i nostri avversari, nonostante un ottimo palleggio, non avrebbero mai pareggiata, perché il campo stava dicendo quello in quel momento, tranne un'occasione su un tiro da fuori nella ripresa, però è normale che noi siamo super amareggiati, non si può pareggiare una partita del genere, è la prima volta che forse voi in sala stampa che ci seguite mi sentite un pochino anche un po' amareggiato, a dire magari determinate cose sempre con la massima lucidità e senza mai, tra virgolette, attaccare nessuno in particolare, però le situazioni continuano a ripetersi, il che significa che ci dobbiamo mettere mano ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo. Ma di quello che c'è bisogno, io lo so la società e lo sappiamo tutti quanti, ma soprattutto c'è bisogno di ritrovare quella serenità che avevamo fino a 20 giorni fa, fino a qualche partita fa, assolutamente. E Traini, questa sostituzione per problema fisico, per scelta tattica? Traini mi ha chiesto il cambio al 25esimo del primo tempo. Al 25esimo del primo tempo Michael mi ha chiesto il cambio. Rispondo con, come ho sempre fatto, con estrema chiarezza. Oh, 2-2, abbiamo visto le immagini, Stefano, che partita è stata? Chiedo anche a te. È stata una bella partita, perché vedere 4 gol è sicuramente una bella partita. Poi l'ultima è stata la prodezza di questo giocatore del 90, Pomiro, che ha messo una punizione all'incrocio dei pali, bellissima. Ce lo saremmo risparmiato questo gol, eh? Volentieri, però. Ha fatto una bella punizione e poi ha cambiato la partita, perché è entrato nel secondo tempo e ha dato il recupero della San Giustese. Che partita è stata? Il Chieti purtroppo, dopo un primo tempo bello, cinico, perché come abbiamo visto due azioni in avanti, due gol da calcio d'angolo, nel secondo tempo si è un po' rinchiusa. Traini è uscito all'inizio del secondo tempo, pensiamo che avesse un problema, l'ho chiesto anche al mister, sì, e lui ha commentato, mi ha chiesto il cambio già dal primo tempo. Okay. Quindi penso avesse un problema. E poi così facendo non hai più un lungo lì davanti, non riesci a salire. Non riesci più a far perdere tempo, come si fa in quel caso. Palla lunga, guadagni una punizione, qualcosa. Certo. E purtroppo gli altri poi avanzano. Senigalliesi si è giocato il tutto per tutto con questo 4-2-4. Sì. Poi, è una combinazione di fattori. Ma se poi a volte tu nel secondo tempo sei forte del vantaggio e ti chiudi troppo, vuoi o non vuoi, qualcosa lo subisci. A volte ti va bene, non prendi gol, e a volte ne prendi due, ne puoi prendere tre. Certo. Purtroppo per Chieti è andata male, perché adesso si complicano le cose, no? Perché adesso sei nei play-out, sì. Domenica ti giochi tutto con tutto. Comunque è una bella sfida, parecchio, con il Fiuggi. Sì. Si gioca a Città Sant'Angelo, da quello che mi ha detto il presidente Mergiotti. Quindi non ad Ortona, ma a Città Sant'Angelo. E poi da lì si va a Ortona. Peraltro Grandoni ha detto sono situazioni che ci capitano spesso. Infatti lui era arrabbiato, molto arrabbiato. Dobbiamo lavorarci su queste cose.
Mi dispiace di sentire su Costantini, grande intenditore di calcio, ma Gaetani, ex Giulianova, bomber di categoria, 11 gol del Giulianova nel 2014. Allora, Andrea, noi abbiamo allora messo d'accordo con me, perché io ho parlato di Sansovini, che ha un certo pedigree, sì, che arriva fino alla Serie B. Gaetani magari ci arriverà, ma è appunto un giocatore di questa categoria. Sansovini. Peraltro hai trovato, sì, facendo la somma di due messaggi, con quello di prima, questo gol di Gaetani in Civitanovese Giulianova del 2014-2015. Eccolo qua. Nel campo dove è stato oggi Stefano Recanati, esatto. I pali sono indimenticabili, d'altronde i pali sono gli stessi, forse era una quadratura, ma i pali... Questo probabilmente è ancora più bello di quello che ha segnato oggi, quello di oggi. Caspita, è pesantissimo. Caspita, una rovesciata poi fatta con una esplosività incredibile. Sì, sì. Coordinazione perfetta. Coordinazione perfetta, bravo, bravo Gaetani. Ecco qua, speriamo sia contento l'amico da casa, gli abbiamo ritirato fuori una chicca superlativa. C'era nel DNA, eh sì. Ci fermiamo per l'ultima volta stasera, poi Giulianova e Avezzano per chiudere questa giornata di Serie D. A tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo virtualmente in Molise. Il Campobasso batte 2-0 il Giulianova. Il servizio. Un ottimo Campobasso si sbarazza 2-0 di un ostico. Giulianova decide una doppietta del redivivo Cogliati, che in due settimane ha mutato il volto della squadra. Cudini estromette Alessandro per scelta tecnica e vira su un 4-3-2-1 in cui brillerà anche la stella di Candelori. Si gioca di fronte a poco meno di 1000 spettatori, gara preceduta dalle spettacolari celebrazioni per il centenario dalla fondazione della società. Il Campobasso giocherà appunto con la maglia del centenario, che dopo questa partita verrà ritirata. I piccoli della scuola calcio rossoblu sono in cerchio intorno ad un mega 100 che raffigura il lupo. Oltre ai festeggiamenti, anche un minuto di silenzio per ricordare Roberto Fagnano, manager campobassano della sanità abruzzese, deceduto improvvisamente in settimana. Al quinto, punizione di Pizzutelli, la barriera giuliese la devia in calcio d'angolo. Su Selvapiana viene giù una pioggia incredibile, all'undicesimo da Candelori per Cogliati, che calcia alto ma si prende gli applausi del pubblico presente. Al 17esimo, punizione di Pizzutelli, molto tagliata, si intromette Sbardella che calcia alto ma era anche in fuorigioco. Debutto dal primo minuto per Sbardella al fianco di Menna. Passano 30 secondi con Candelori che crossa, Diamutene intercetta in qualche modo, per i campobassani è irregolare ma l'arbitro fa capire a gesti di giocare, il direttore di gara, signor De Vincentis di Taranto. Break Giulianova al 18esimo, quando Suriano è bravo a cambiare piede, decide di beffare Natale, non ci riesce, questione di qualche metro. Le coreografie non si stoppano nel corso della gara, i tifosi rossoblu omaggiano i 27 angeli di San Giuliano di Puglia a 17 anni dal tragico terremoto del Molise. Il Campobasso abbatte il Muro abruzzese al 27esimo al termine di un'azione degna di nota, palla a terra da Candelori a Cogliati, lo spazio è troppo ghiotto per il diagonale vincente della punta di casa. Due gol in due partite per il neo attaccante rossoblu, la partita alza notevolmente i toni. Al 31esimo Lupi vicino al bis dal fondo e lo stesso Cogliati a mettere al centro per Candelori che corregge ma trova il muro di Gueye che protegge la porta ospite. Ancora rossoblu offensivi, al 35esimo Cogliati mette in mezzo, allontana sempre Gueye, l'azione prosegue con Brenci che prende la mira e conclude, ancora Gueye a frapporsi al tiro del giocatore di casa. Il Campobasso costruisce tanto, al 43esimo gran pallone di Van Zan da sinistra, testa di Tengorang, pallone fuori di un soffio. Il Giulianova non sta solo a guardare o a subire, passa un minuto, cross da destra di Barlafante, interviene a due metri dalla linea Fabriani a depositare in corner. I rossoblu mancano della giusta precisione, altrimenti l'attivo sarebbe stato più rotondo. 45esimo gran contropiede orchestrato da Brenci, palla offerta a Pizzutelli, grande sterzata e conclusione respinta da Bifulco, arriva Tengorang che va al tiro, salva sulla linea Ferrini, riprende ancora Candelori il cui tiro smorzato e intercettato da Bifulco. Incredibile, tre occasioni in pochi secondi ma non sfruttate dai padroni di casa. Nella ripresa nessun cambio da parte dei due tecnici giallorossi, in avanti al quarto con il destro di Suriano al lato di qualche metro, negli ospiti dentro l'ex Di Paolo al posto di Fazzini a partire dal settimo, ospiti pericolosi al 13esimo quando Ram Cook scocca un tiro che diventa facile assist per Fioretti, il quale viene chiuso da Menna in angolo. I rossoblu tirano un sospiro di sollievo, il campo
Campobasso cala un po' a livello fisico. Il Giulianova si gioca il tutto per tutto con le quattro punte in campo. Dal 22esimo dentro anche l'ex Vitelli in luogo di Ferrini. Cudini non sta a guardare, inserisce Giampaolo al posto di Pizzutelli dal 25esimo. Rossoblu adesso con tre punte sul terreno di gioco. I lupi si tolgono qualsiasi brutto pensiero dalla mezz'ora quando Brenci effettua una scivolata che favorisce il recupero di Cogliati, messo a terra da Guei, uno dei migliori dei suoi. Per il signor De Vincentis è calcio di rigore. Dal dischetto la trasformazione di Cogliati è perfetta. La gioia per il raddoppio è condivisa con i tifosi della Nord Scorrano che sono lì a pochi metri. La vittoria sembra essere ipotecata. Cudini ne approfitta per far entrare Zammarchi al posto di Tengorang dal 38esimo. Applausi scroscianti per Cogliati. Al minuto della sua uscita dal campo entra poi Giambè al suo posto. In pieno recupero siamo al 92esimo. Si prende la scena anche il portiere Natale, davvero abile nel neutralizzare un tiro ravvicinato di Fioretti. Dall'altra parte un minuto dopo dal fondo Pennella Bontà, ma calcia fuori Giambè. Finisce con la festa fra tifosi e squadra e con una ritrovata serenità in seno alla squadra rossoblu, quel fattore di cui si sentiva tanto il bisogno fino a due settimane fa. Sconfitta per il Giulianova. Giulianova che però l'abbiamo visto in alcune circostanze ci ha anche provato nel corso della ripresa, con l'ingresso in campo per esempio di Vitelli, ha avuto un'occasione clamorosa con Fioretti. Noi andiamo a rivedere però l'episodio che porta al rigore del 2-0, l'intervento di Gueye. Allora c'è questa scivolata di Brenci che anticipa il diretto marcatore. Si tratta di Dolce e poi Cogliati va su Gueye. Penso che ci siano pochi dubbi, nel senso che Cogliati tocca prima il pallone. Un fallo inutile. Poi in realtà per la posizione, no. Stefano, vero? A velocità normale sembrava quasi che toccasse, invece poi no. rivisto così. Sì, no, ma il fallo c'è, ma secondo me poteva anche temporeggiare. Sì, ma perché un file elaborato, se diamo modo magari alla regia di... Eccolo qua. Qui. Sì. Palla che va... Cioè, lui stoppa la palla e la palla... Oddio, non è che non la prenda per niente la palla qui, sì, ma è troppo irruento. Però, esatto, un intervento scomposto in una posizione, ripeto, troppo. Lui in realtà la palla la tocca anche, Andrea. Ma secondo me la tocca Cogliati la palla. Sì. No, dico, dopo il tocco di Cogliati, quando colpisce, vedi che poi la palla assume un effetto strano. Come vabbè, dopo il... però se te però, dai, però, rigore, però è rigore, la devi temporeggiare. Sì, rigore sì, netto. Sì, sì. La devi solo temporeggiare. Stefano, peraltro il Giulianova settimana prossima ospiterà la San Giustese. Se tu dovessi dare un consiglio, non ne ha bisogno, ci mancherebbe, a Del Grosso, quali sono i punti deboli della San Giustese? Che non sono ancora forse squadra come l'anno scorso. Forse ancora quello. Hanno bisogno di riprendere un po' il ritmo come lo erano l'anno scorso. Quest'anno fanno ancora un po' fatica, però se gioca questo ragazzo, questo Pomiro lì davanti, bisogna stare attenti. Che assolutamente. Forte. Non avevano però Pezzotti, poi non c'era Mengoni, avevano un po' di assenze. Quindi... Rientreranno? Forse Mengoni sì, perché forse erano stato febbricitante, gli altri due non lo sappiamo, ma se ci saranno è una partita dura. Pezzotti te, Roberta, conosci bene. Sì, è un giocatore che ti può fare la differenza se sta bene. Riuscirà a giocare qualche partita all'Angelini Chieti? Che pensate? Incredibile, buona serata Tony. Tony, la realtà è l'obiettivo e peraltro sono stati stanziati anche dei soldi per... Hanno detto oggi che erano iniziati dei lavori all'Angelini in settimana, soprattutto per quanto riguarda il Manterboso. Quindi una volta fatti quei lavori, sicuramente l'Angelino non è in uno stato che possa garantire una sicurezza anche per quanto riguarda gli spalti e roba varia. Abbiamo visto delle foto, c'è da lavorare. Si andrà a Ortona, qualcuno diceva che per la prima gara contro la Vastese, la prima gara di ritorno, c'era la possibilità di giocare all'Angelini. Anche a punto me interrogativo. Era stato detto questo, che se ne riparlava comunque non prima del prossimo anno. Ok, va bene. Andiamo a vedere l'Avezzano invece, che perde in... lo fa in casa contro il Matelica dell'ex Gianluca Colavitto, che prima abbiamo ascoltato al telefono. Vediamo il servizio.
L'Avezzano per rialzarsi dai 2 KO nelle ultime 3 uscite, il Matelica per proseguire la rincorsa notaresco e recanatese in vetta alla classifica. Al De Marzi i biancoverdi ritrovano Gianluca Colavitto, artefice della miracolosa salvezza nella scorsa stagione. A caccia del primo successo sulla panchina di marzicani, Liguori si affida al 4-2-3-1 e rispolvera Franchi dal primo minuto insieme a Diop e Quatranna sulla tre quarti a supporto di Gaeta. 4-3-3 per il Matelica con Leonetti perno offensivo assistito da Valenti e Moretti sugli esterni. In avvio è l'Avezzano a farsi preferire. Al terzo azione ben manovrata con Gaeta che fa da boa per Franchi che scarabocchia e spedisce lontano dallo specchio. 60 secondi e rispondono i marchigiani. Discesa di De Luca che appoggia per Leonetti, conclusione debole e presa plastica di Alonzi. Al nono tornano in avanti i biancoverdi ancora con Franchi che raccoglie un traversone dalla sinistra e gira di poco alto sopra la traversa. La pioggia rende pesante il terreno di gioco e i ritmi calano inevitabilmente. Per un altro sussulto si deve attendere fino al 29esimo quando Leonetti raccoglie la torre di Moretti e trova la deviazione provvidenziale della difesa biancoverde. 3 giri di lancetta e prova ad accendersi Gaeta che si accentra e arma il destro, tiro centrale, facile preda di Urbietis. Nel finale di tempo Colavitto perde Valenti per infortunio e getta nella mischia Tomassini con Leonetti a defilarsi sulla sinistra. Non succede più nulla e il primo tempo si chiude tra i fischi del pubblico di casa. In avvio di ripresa l'Avezzano prova a scuotersi dopo appena 43 secondi, piazzato di Franchi per la testa di Brunetti, anticipo di De Santis che evita il peggio ai suoi. All'11esimo però i marzicani capitolano, De Santis fa partire un traversone che taglia il cuore dell'aria, Moretti è lesto ad inserirsi ed anticipare Alonzi per l'1-0, secondo gol in campionato per l'ex notaresco e Matelica avanti. Liguori corre ai ripari inserendo De Costanzo per un deludente Franchi, ma l'Avezzano fatica a costruire, a rendersi pericolosi sono ancora i marchigiani, con Bordo che cerca l'Eurogol di giornata, sta affilata fuori dallo specchio. Il Matelica lascia l'iniziativa all'Avezzano, ma i biancoverdi stentano ad arrivare dalle parti di Urbietis. Colavitto fa ricorso alle forze fresche e manda in campo Massetti per Croce. L'unico tentativo dei padroni di casa arriva al 38esimo quando Gaeta, defilato, mette in mezzo un buon cross, ma nessuno dei suoi accompagna l'azione. Tra i mugugni e fischi del De Marzi, l'Avezzano abbozza un timido forcing che non fa altro che mettere in luce le lacune tecniche e mentali di una squadra ancora senza identità. E al primo dei 5 minuti di recupero arriva il raddoppio del Matelica. Il neoentrato Massetti raccoglie la torre di Tomassini, collo pieno e conclusione vincente che apre la crisi dell'Avezzano. Biancoverdi alla terza sconfitta in 4 partite e sempre più giù in classifica. Matelica al terzo successo consecutivo che vale il terzo posto a -9 da Recanatese e Notaresco, in attesa di un mercato di dicembre che rivoluzionerà la rosa. In casa Avezzano a montare è la protesta dei tifosi. Abbiamo giocato evitando di perdere, però quando si gioca evitando di perdere poi non si ottiene nulla. Infatti Matelica si è dimostrata cinica e concreta, del resto l'Avezzano non tira mai in porta, quindi peggior attacco del campionato. Tutto si traduce in quello che farò fra 20 giorni, insomma, la riapertura del mercato e farò qualcosa che mi ricorda quello che feci 6 anni fa in eccellenza. Il secondo campionato di eccellenza presi 8 giocatori e ne mandai via 10. E quindi farò qualcosa di simile, perché questa è una squadra che ha delle buone individualità, però nel complesso manca di anima, sostanza, cinismo, cattiveria. E quando vedo i giocatori che a fine, prima dell'inizio della partita, parlano con gli amici che sono stati nella passata stagione, eccetera, quasi a cercare aiuto, a me questi giocatori non interessano, no? Quindi ormai ho imparato a non fare più i nomi, però è un monito nei confronti di chi sa, e quindi sono stato abituato troppo spesso a digerire bocconi amari, quindi sono super sereno perché sono convinto che l'Avezzano Calcio nel girone di ritorno sarà tutta un'altra squadra e sarà soprattutto un'altra musica per il pubblico, per lo stadio De Marzi, che è diventata qualcosa che non ci appartiene a volte, quindi questa amarezza fa parte proprio del modo in cui è stata costruita la rosa all'inizio della stagione. Mi auguro, ecco, di equilibrare bene le forze e soprattutto scegliere i giocatori giusti,
che già ho contattato onestamente, e quindi faccio un calcio mercato insieme a Iago Vitti diretto. I ragazzi che ho sentito al telefono sono non contenti ma vogliosi di tornare a vestire la maglia bianco-verde, sanno quello che significa indossare la maglia dell'Avezzano Calcio. E quindi sono contentissimo di far rivedere al pubblico biancoverde i giocatori. E quindi, siccome ci tengo troppo a questa maglia, a questa società, a quello che tutto qui dietro rappresenta, voglio che appunto il pubblico del De Marzi torni a vedere una squadra che non lotta per retrocedere, e voglio appunto che torni una certa serenità. Io sono super sereno. Mi auguro di fare almeno 3-4 punti da qui alla riapertura del mercato. La squadra, chi vuole rimanere è la gente che vorrà fare questi 3-4 punti, chi invece non vuole rimanere può venire martedì dal presidente e tornarsene a casa prima del tempo, come ho già fatto in passato. Andrea, allora, gli spunti sono tanti, ma noi non abbiamo tantissimo tempo, però un paio di questioni. Allora, innanzitutto il presidente Paris ha parlato di rivedere alcuni giocatori. La sensazione è che qualcuno che già c'è stato tornerà. Sì. Ok. Può essere. A quanto pare sì. Vicino all'ambiente avezzano, quello sì. Che ha lasciato intendere. E poi praticamente ha ammesso di voler fare una rivoluzione. Ha detto: farò come ho fatto in Eccellenza, dentro in 8, fuori in 10. Certo che queste parole insomma fanno sensazione, più che altro perché il presidente si è assunto anche il rischio di lui spera che ci siano 3-4 punti da qui al mercato, però parlare così vuol dire mettere nelle condizioni diversi giocatori, dire: ah, ok, tanto noi andremo via e quindi che ci impegniamo a fare? Cioè c'è il rischio che effettivamente l'Avezzano non 3-4 punti ma faccia 0 punti se il piglio dei giocatori sarà di quelli che andranno via di qui a poche settimane. Quindi insomma io spero che l'Avezzano faccia questi 3-4 punti, magari anche di più, però se molti di questi giocatori hanno la valigia pronta, quanto saranno disposti a spendersi in campo affinché l'Avezzano muova la classifica? L'unica cosa buona è che ci sono due squadre che stanno molto indietro, 2 e 3 punti, Iesi e Cattolica. L'Avezzano ha questi 8 punti, quindi insomma finire all'ultimo penultimo posto non è detto. Certo c'è una zona play-out che andrebbe almeno salvaguardata, per non, io mi sto proiettando già molto avanti. Poi è chiaro che se l'Avezzano dovesse cambiare marcia nel momento in cui cambierà l'organico, un po' come è successo lo scorso anno quando Paris andò via e ci fu l'avvento di D'Alessandro, fu una risalita difficile ma poi la squadra riuscì a rifugiarsi nel play-out. Magari quest'anno l'Avezzano fa una grande serie e si salva direttamente. Però in queste partite cosa farà l'Avezzano con questi giocatori in partenza? Punto di domanda. Eh sì, considerazione giusta. Intanto ci chiedono che fine ha fatto Banegas e ad Andria. Dove sì. C'era anche Palumbo. Dove c'era anche Palumbo che poi sì. È tornato a Basto. C'era anche rapidissimamente Bedini. Siete d'accordo con l'analisi di Andrea? Cioè il rischio, anche se non sono stati fatti nomi, quindi poi in realtà è vero, magari un giocatore può avere la sensazione di essere tra i papabili a lasciare la maglia bianco-verde, però... C'è questo rischio, cioè nel senso di tirare un po' i remi in barca. Però se lo sai vuol dire che hai dei problemi veramente. Cioè nel senso, se sai che sei uno dei papabili vuol dire che non ti stai impegnando. Anche questo è vero, vedendola. Questa è un'interpretazione secondo me molto lato Paris. Ma poi sicuramente tra loro comunque qualcosa se la saranno detta, no? Qualche giocatore avrà intuito all'interno dell'ambiente. Io non penso che insomma ci sia così tanta omertà. Non lasciano, non lo sappiamo noi perché ancora non c'è dato sapere, ma tra di loro insomma lo sapranno. Certo. Per cui sì, il rischio c'è assolutamente. Io sono d'accordo con quello di Andrea. Vediamo il prossimo turno, ragazzi, che si apre sabato. E io immagino, sì, visto che si apre con Recanatese Pineto sabato pomeriggio, io immagino che molti a Notaresco metteranno, mi perdoneranno, da parte un attimo la sciarpa rosso-blu
e avranno in un cassetto, magari strofineranno il volto di Paolo Rachini, non lo so, faranno il tifo per il Pineto che fermi la Recanatese. Comunque Recanatese Pineto è l'anticipo, perché Pineto poi giocherà mercoledì prossimo. Sì, ore 20 e 30, lo te l'avevo detto. Sì, ore 20 e 30 a Sassari contro la Torres. E poi invece domenica la trasferta per l'Avezzano a Porto Sant'Elpidio, Cattolica Campobasso. Il Chieti a Città Sant'Angelo, come ci ha detto Stefano, con ogni probabilità giocherà al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro il Fiuggi. Alfadini c'è, Giulianova San Giustese. Il Notaresco domenica va a Matelica. Io non so se insomma le convocazioni quando ci saranno, però insomma se ci fosse, io non so se si possono fare le autocandidature. Jacopo si sta candidando un po' troppo spesso. Secondo me, tra me, secondo me chi troverete a Matelica lo state per è in redazione. Credo che sarà lui a lo stadio di Matelica. Io devo dire la verità. Ti invidio, Andrea, perché so che probabilmente ci sarai te. Intanto vantaggio della Lazio e Milano col Milan. Stadio di Matelica è appannaggio di Costantino. Sì, assolutamente. No, sarà l'appannaggio del signore che sta lì di vicino, seduto di vicino. Ah, sarà appannaggio del signore che sta qui vicino, di Stefano Recanati, dunque a Matelica per Matelica Notaresco. Invece te, Roberta, mi sa che vai a Città Sant'Angelo, se non è. Sì, Andrea Costantino conferma. Perché ti fuggi? Monte Giorgio Vasto Girardi, Agnese Esina, Recanatese Pineto sabato pomeriggio, Vastese Tolentino. Peraltro a Vasto, insomma, c'è stato l'arrivo in settimana di Nicola D'Ottavio, molte squadre, avete sentito anche Paris, sono in attesa della riapertura delle liste del mercato di Serie D, e certamente l'arrivo di un direttore sportivo in corso d'opera lascia pensare che ci sarà qualche cambiamento. Roberto, ti dico l'ultima, che poi tanto mi dicono Renzetti a Vasto. Okay. Nell'immediato post gara, che tra l'altro oggi Paolo Renzetti è venuto a vedere la partita. Ok, però adesso ci sta seguendo via TV, e quindi gli diciamo praticamente la convocazione, gliela in diamo diretta, live. Certo. Okay. Dicevo che nell'immediato post partita c'è stata una lunga discussione prima che Amelia venisse a rilasciare le interviste con Scafetta e con D'Ottavio. Io poi ho chiesto ad Amelia che cosa si erano detti, ma ovviamente mi ha detto che hanno commentato le situazioni della partita, però chissà, se sicuramente secondo me avranno parlato anche di situazioni di questo di rinforzi. Di rinforzi. Allora, c'è un ultimo messaggio, lo leggiamo? Prima di chiudere, è stata una lunga serata, un lungo pomeriggio. Peraltro mi hai detto che Paolo Renzetti oggi era a Pineto. Chissà se è arrivato a casa, perché considerando che in studio non invitate mai lo staff di Giuliano. In realtà, caro amico, lo sapete perché abbiamo fatto vedere questo messaggio? Perché in realtà noi avevamo chiesto di avere Federico Del Grosso questa sera, poi non è stato possibile per il rientro da Campobasso. Avevamo chiesto anche Castiglia, però Castiglia, il problema che in questo momento non è ancora automunito, è arrivato da poco. Però, caro amico da casa, spesso e volentieri, come vedi, gli intoppi, le situazioni sono tante, quindi poi a volte le trasferte sono lunghe, i giocatori quando hanno finito di giocare non ne vogliono più sapere, soprattutto in delegato. Quant'altro? Però non mancherà occasione. Chiudi. Grazie a Roberta Di Santo e a Stefano Recanati. Ciao ragazzi. Grazie a Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ma penso che Paolo Renzetti non ci stia seguendo, perché sta vedendo un'altra partita, le cose per lui non vanno bene. Diciamo che ieri è andata bene con la vittoria 3-0 contro il Pisa. Adesso che Paolo è rimasto immobile. Ha segnato Ciro Immobile. Un ex via Cazzorro Immobile. Va bene. Comunque, se non ci sta seguendo, magari vedrà la replica e saprà che settimana prossima sarà a Vasto per Vastese Tolentino. Noi invece ci vediamo domenica prossima, sempre anche noi alle 19:30 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.